Come distinguere una completiva dichiarativa introdotta da quod da una causale o da una subordinata relativa introdotte anch'esse da quod? Un criterio è prestare attenzione al tipo di verbo o di locuzione da cui dipende la dichiarativa introdotta da quod. In genere, infatti, le completive dichiarative introdotte da quod si trovano in dipendenza da verbi di accadimento come accidit o evenit o fit, accompagnati da un avverbio come opportune, bene, recte, male. Si trova in dipendenza dai cosiddetti verba affectum, cioè verbi che esprimono un sentimento come gaudeo, gioisco, letor, mi rallegro, queror, mi lamento, miror, mi stupisco. Il quod può dipendere da verbi che significano tralasciare come pretereo e omitto, come in questo passo tratto da una lettera di Cicerone ad Attico. Omitto illa vetera, ometto, cioè tralascio, quei fatti antichi, quod, cioè che, Pompeius, Pompeo, istum in rem publicam aluit, ha cresciuto, ha allevato costui, cioè Cesare, contro lo Stato in rem publicam, eccetera, eccetera. Il quod dichiarativo può dipendere dall'espressione uc oppure eo oppure ad id accedit. A ciò si aggiunge quod, il fatto che.